Sarà giusto così? Visto? Proviamo così. Ah, che sollievo. Credo di essere sulla buona strada. Risolvere un enigma è una soddisfazione.
mia risposta. Nessun enigma può fermare l'apprendista di Layton. Così dovrebbe andare. Bene, risolto. Thank you.
Credo di essere sulla buona strada. Risolvere un enigma è una soddisfazione. Allora è qui che vi eravate nascosti, brutti codardi! Questa volta non avete scampo! Oh no, siamo in trappola! Presto, seguitemi! Devo avere le traveggole! Lei è il professor Layton, vero? Claire, sei tu? No, sono Celeste, la sorella minore di Claire. Sto cercando di scoprire cosa le è successo. So che lei era molto affezionata, professore. Troverete le risposte nelle braccia di un vecchio padre. È lì che ci rivedremo. Troverete le risposte nelle braccia di un vecchio padre. È lì che ci rivedremo. Celeste stava chiaramente cercando di indicarci dove ci avrebbe aspettati. Oh, ma certo! Ha parlato in codice per nascondere la nostra destinazione a quei brutti ceffi. Ma cosa avrà voluto dirci? Consideralo come un enigma, Luke. Anche se sospetto che la soluzione non indichi solo la nostra prossima destinazione. Scommetto che ci rivelerà anche dove si trovano il nascondiglio di Dimitri e la base della famiglia. Se è così, diventa ancora più importante decifrare questo enigma. Luke, ti ricordi il volantino di un ristorante chiamato Thames Arms? È lì che Celeste ci aspetterà. Al Thames Arms? Ma come ha fatto a capirlo? Beh, Luke, hai mai sentito parlare del vecchio padre Tamigi? Nel folklore e nella letteratura i fiumi sono spesso personificati e il Tamigi non fa eccezione. Infatti i londinesi lo chiamano Old Father Thames, ovvero il vecchio padre Tamigi. Quando Celeste ha detto che avremmo trovato la risposta nelle braccia di un vecchio padre, si riferiva proprio al vecchio padre Tamigi. Adesso capisco. E Thames Arms vuol dire le braccia del Tamigi.
Così dovrebbe andare. Bene, risolto.